stare nel giro dei lavori, sono delle scelte loro. Ero comunque forse un po' presuntuoso, ma conoscendo la mia famiglia, che avrebbero capito le ragioni, e quindi anche loro ci poteva anche stare che andassero via e mi maledissero per quello che avevo fatto, anche perché non avevo tenuto al corrente, e loro non sapevano niente di tutte le vicende a cui che avevo vissuto. E sai qual è stata la situazione più grande? Mio figlio all'epoca aveva solo 12 anni quando è stato, il peso più grande che mi sono portato, perché un ragazzino andare a scuola sotto scorta non è stata, ha avuto un'adolescenza molto difficile, puoi immaginare, anche in quei tempi che era stato ancora più triste. Quindi mi portava un po' questo peso, no? Se io l'avessi costretto, no? Però mia moglie sapeva che aveva la scelta comunque di fare, però lei è stata vicino, perché aveva capito il senso, che non è egoismo, se tutti i genitori darebbero la vita per i propri figli, giusto? Quindi qual è? Se veramente non siamo egoisti, vogliamo il bene ai nostri figli, non dobbiamo mettere in gioco anche questo. E stavo dicendo, mio figlio, quando è cresciuto, ai 15-16 anni, mi disse, papà, tu non sorride mai. Vabbè, io per mio carattere sorrido poco. Ma non essere triste per me, perché io ero un po' triste perché vedevo che lui non era come gli altri ragazzini, poteva giocare a pallone, poteva andare a cinema, una serie di cose. Dice, perché tu a me mi hai liberato, anche se io non fossi tuo figlio, io sposerei la tua causa, e se non l'avessi fatto ti avrei rimproverato un giorno. Era stata la soddisfazione più grande. Questo è un messaggio positivo che ha arrivato. Quindi già lui, nonostante ha vissuto in prima persona un'atmosfera molto dura, ricevere